Un momento emozionante e per me è un grande onore poter moderare un convegno con questi illustri relatori su una figura carismatica di beato, di giudice che ha dedicato la sua vita totalmente alla giustizia intermezzata alla carità. Il giudice Livatino veramente sia un faro e una guida per ciascuno di noi, per le generazioni che verranno, per noi che lo abbiamo in qualche modo conosciuto e abbiamo avuto occasione ancora meglio oggi di entrare nel vivo della sua vita santa. Ha voluto veramente essere faro di giustizia, ha dedicato martirizzando, con il suo martirio è arrivato a dedicare un bene indisponibile, quello della vita, per una causa superiore. Credo veramente che sia indispensabile per ciascuno di noi puntare a utilizzare quelli che sono stati i suoi dettami che vengono dalla sua vita quotidiana. È stato un uomo straordinario nella quotidianità. Come Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, di cui io sono presidente, credo che continueremo nel solco del suo insegnamento a fare proseliti concreti. E per me è stato un momento di crescita. Credo veramente di poter dire che la figura del giudice Livatino è la figura del giusto per eccellenza, la figura dell'uomo probo per eccellenza, del santo per eccellenza. Grazie. La mostra sul giudice Livatino ha una rilevanza molto importante perché è l'occasione per presentare una figura di altissimo profilo, non solo umano, professionale, ma anche cristiano, di fede, una persona che è riuscita a raggiungere i vertici della vita cristiana, della santità, attraverso un impegno di giustizia, tra l'altro vissuto fino in fondo, arrivando anche a dare la vita per il suo compito, realizzato con professionalità, con coerenza e in un contesto quanto mai complesso. Una figura che ha tutta la sua attualità oggi, che continua ad essere un punto di riferimento luminoso, che incoraggia a perseguire strade di giustizia, non solo nelle grandi occasioni, nelle situazioni di estrema necessità, ma anche nella quotidianità. Questo è quello che stiamo raccogliendo anche da questa riflessione, da questa mostra, da questa occasione che viene offerta qui in questa parrocchia della Santa Famiglia in Palmi, che offre un percorso nel quale ognuno e insieme ritroviamo strade di giustizia, strade di bene, strade di verità, strade attraverso le quali poter costruire il sunto di una società migliore, capace di rispetto, capace di fraternità, capace di vivere le relazioni interpersonali in modo costruttivo, che creano premesse migliori per ciò che abbiamo davanti. Allora, le figure come Livatino sono figure che continuano ad essere dei punti di riferimento luminosi. Lui aveva un suo slogan, sub tutela Dei, lo faceva tutto sotto la tutela di Dio. Penso che questo principio che lo ha guidato e lo ha costantemente ispirato, a partire dalle sue convinzioni cristiane di fede, continua ad essere per tutti noi un esempio e soprattutto un modello da imitare nel nostro piccolo, nella nostra quotidianità, in scelte giuste di ogni giorno, come lui ha saputo realizzare con tanta discrezione ma anche con tanta efficacia. Allora, l'augurio che lui ci fa, che lo esprimeva con un'espressione famosa che spesso si sente ribadire, è importante non essere semplicemente credenti, ma essere credibili. Cercheremo di esserlo ognuno lì dove è chiamato a realizzare la sua esistenza di ogni giorno. Il testamento del giudice Livatino, che è un testamento attualissimo perché ci restituisce la figura di un uomo impegnato nella propria vita, che ha seguito la propria vocazione, che fino alla fine, accettando anche di dare proprio testimonianza versando il sangue, che è un richiamo molto forte a tutti quanti, a tutti, non solo ai magistrati, ma a ciascun uomo nelle proprie vocazioni di tutti i giorni. La prima nostra serata sulla figura del giudice Livatino, con la presenza di significativi e autorevoli relatori, la presenza di Monsignor Alberti, nostro vescovo,
il dottor Di Palma, procuratore del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, e il professor Giancarlo Constabile, i quali ci hanno davvero illuminato sulla figura, la testimonianza, la memoria del giudice Livatino. Queste giornate che vivremo a Palmi vogliono certamente avere una ricaduta sul vissuto della nostra vita, in quanto cristiani siamo chiamati ad essere testimoni, portatori della nostra fede nelle scelte e vita di ogni giorno. Ci auguriamo che questi appuntamenti con la figura di Livatino, il convegno di questa sera, la reliquia che avremo nella nostra parrocchia Santa Famiglia di Palmi, possa davvero suscitare nell'animo della nostra gente di questo tempo il desiderio di coniugare quel motto, diremmo così, dice Livatino: essere credenti, ma soprattutto essere credibili nelle scelte della vita di ogni giorno, da cristiani fedeli appartenenti alla famiglia di Dio e da laici anche rispondendo a quello che è l'interrogativo della vita, no? Ogni giorno il vero e il bello che la vita ogni giorno certamente ci insegna.